Una buona serata a tutti i telespettatori e bentornati a Studio Robur. Robur che chiude il campionato di Serie C con una vittoria 2-0 sul Piacenza, una vittoria pesantissima soprattutto per gli ospiti perché vedono sfumare il sogno promozione. In Serie B ci va a lentella grazie a un gol di Mancosu contro la Carrarese al 90°, quindi un pazzo finale di campionato che commenteremo. Entella che fa seguito alle promozioni di Pordenone, Juve Stabia e degli altri gironi, ma restano altre due promozioni che arriveranno tramite i play-off. Playoff ai quali parteciperanno 28 squadre in 5 turni diversi. Il primo turno comincerà domenica e il Siena debutterà contro il Novara. Ritroverà il Novara, ma non ritroverà Sannino, che è stato esonerato in settimana. Siena-Novara si giocherà alle ore 15 e ne parleremo nella fase finale di questa trasmissione, anche della proiezione del secondo turno, quale altro avversario potrebbe trovare il Siena. Dopo il Novara, e poi vedremo anche la classifica definitiva, la differenza tra andata e ritorno, che sarà molto interessante. Nella prima parte, ovviamente, ci soffermeremo su questa partita che ha catalizzato l'attenzione di tutti i media nazionali, Siena-Piacenza, questa vittoria, se vogliamo, anche storica. Il Siena non vinceva in casa contro il Piacenza dal 58, quindi da 61 anni. Questi i temi della puntata di oggi. Ne parleremo come sempre con Lapo Cinelli Ciao Giuseppe. e poi un bentornato negli studi di Canale 3 a Fabio Gerli. Ciao Ciao, Giuseppe, ciao Fabio, buonasera. centrocampista della Robur. Com'è andata la ripresa? Due giorni liberi meritati, no? Per questa, chiamiamola, impresa, anche se poi alla fine cambia poco, cambia una posizione in classifica. Sì, ci voleva questi 2 giorni di riposo, ci volevano. Comunque adesso dobbiamo recuperare le energie e metterci sotto per affrontare al meglio questi playoff che proveremo a fare la nostra figura e proveremo ad affrontarli nel miglior modo possibile. Tra l'altro, non volendo, hai fatto un favorone a una squadra che non ti è proprio simpatica, è Lentella. Ma noi avevamo bisogno di punti per finire bene il campionato e prepararci ai playoff e soprattutto per cercare di raggiungere il miglior posizionamento in classifica. Quindi nel calcio non devi pensare a se vince Lentella o il Piacenza, no, non ci interessa a noi. Noi pensiamo a fare il bene del Siena e basta. Allora, ci vediamo il riassunto della partita, Siena-Piacenza, le due reti di Ciancio e di Gliozzi e poi torniamo in studio per commentare insieme. Un anno fa il Piacenza con un 2-0 spezzò il sogno promozione diretta della Robur a vantaggio del Livorno. 12 mesi dopo, con lo stesso risultato, è il Siena a raggelare 2.600 tifosi arrivati dall'Emilia, pronti a festeggiare una Serie B che accoglierà invece l'Entella, vittoriosa al photo finish con la Carrarese. Il Piacenza, arrivato stremato dopo una rincorsa forsennata sui Liguri, domina per un tempo e si vede annullare un gol regolare al 28°, quando su angolo di Corradi Nicco mette dentro nonostante la deviazione sulla linea di D'Ambrosio. L'arbitro segnala un fallo di Pergreffi su Contini, anche se le immagini lasciano più di un dubbio. Gli ospiti collezionano angoli e punizioni, i pericoli maggiori arrivano dal sinistro di Corradi, che prima impegna Contini sul suo palo, poi calcia un missile sopra la barriera e la manona del portiere napoletano è provvidenziale a salvare il risultato. La Robur si vede una volta sola allo scadere, traversone di Romagnoli, la palla rimbalza in aria, Gliozzi in un fazzoletto si inventa questa giocata con la traversa che gli dice no. Il Piacenza ha speso molto e dopo l'intervallo è un'altra partita. Al 55° Contini fa ripartire l'azione, Romagnoli cerca Cianci che prende il tempo a Pergreffi, con una grande progressione supera anche Marotta, poi serve Guberti dopo il velo di Vassallo e si sovrappone sulla sinistra. Palla di ritorno che calcia sul primo palo e voilà, la chioma bionda esulta di nuovo alla Cristiano Ronaldo 7 giorni dopo il gol di Novara. Il Piacenza ha un ultimo sussulto d'orgoglio, una triangolazione tra Porcari, Corradi e Nicco permette al numero 8 di crossare, Ferrari dimenticato da Romagnoli va di testa e la palla sbatte sulla traversa e poi sulla linea di porta. Poco dopo, gran giocata di Sessura a destra, Contini non libera l'area e D'Ambrosio salva un gol già fatto, anticipando Ferrari. La partita si chiude al 65°, Romagnoli rinvia oltre il centrocampo a duello aereo tra Cesarini e Bertoncini, palla agli Ozzi che se ne va centralmente, Di Molfetta non può chiudere per via della sovrapposizione di Vassallo e il bomber lascia partire un sinistro che fa impazzire la curva e fa 15 in campionato. L'attenzione a quel punto si sposta fuori dal campo, in tribuna
rimbalzano rumors e fake news sulla partita di Chiavari. L'Entella segna all'89esimo, ma poco dopo si sparge una voce: annullato il gol, o forse ha pareggiato la Carrarese, e parte il boato dei tifosi piacentini, che alimenta ancora di più la beffa da digerire. Al fischio finale il Franchi è diviso in due: da una parte gli ospiti, increduli per aver buttato via un sogno, dall'altra il Siena, che il sogno lo può iniziare a coltivare dal 12 maggio, quando al primo turno al Franchi arriverà il Novara. Allora, queste sono le immagini della partita. Lapo, la commentiamo brevemente questa partita. Sicuramente inaspettato il risultato e anche l'andamento, perché un secondo tempo dove non c'è stata storia. Il Siena, va detto, è stato anche fortunato a reggere sullo 0-0. Non ci sono state grossissime occasioni di Piacenza, che però ha messo pressione soprattutto con i calci da fermo nel primo tempo. Lo diciamo da tutto l'anno che il calcio è fatto di momenti, e quindi per quanto tu possa giocare bene, poi sono gli singoli eventi durante la partita che poi decidono il risultato. È stata innanzitutto una bellissima partita, da tanti punti di vista, per il clima che c'era allo stadio, per come hanno giocato le squadre, come poche se ne sono viste durante la stagione. Una vittoria che poi è stata meritata, soprattutto per il secondo tempo, nel quale, come hai detto te, se andiamo a vedere le occasioni, dopo 1-0 del Siena, doppia occasione di Piacenza per pareggiare nel primo tempo, un gol regolare dubbio tolto a loro, però questo è il calcio. Col Siena è successo contro il Novara, e in questo sono stati tolti praticamente due punti gratuitamente all'ultimo secondo, e il Piacenza è andata male a questo giro. È ovvio che ha perso un po' di più il Piacenza, perché si è giocata la promozione, però a parte gli interessi degli avversari, credo che questa sia una vittoria fondamentale in vista dei playoff, non tanto per il sesto posto, ma per l'entusiasmo che ha creato. Cioè, io ho visto veramente tifosi esultare, gioire, come se veramente il Siena si giocasse qualcosa di importante. È ovvio, un po' è il meccanismo del se te avversario devi vincere qualcosa, io trovo motivazione a non fartelo vincere, questo è normale, però credo che la squadra abbia dato un buon segnale ai tifosi, un buon segnale all'allenatore, e soprattutto se pensiamo a un mese fa, in cui eravamo qui a analizzare come le cose non stessero andando benissimo e come l'entusiasmo stesse scemando, credo che in pochi avrebbero scommesso su una reazione del Siena in queste ultime tre partite in questo modo. Quindi credo che c'è da essere ottimisti per i playoff. Ovviamente è difficilissimo, sarà tutto da vedere, però in questa partita ci sono tanti segnali che fanno ben sperare. Cianci ha segnato ancora, un giocatore che si sta dimostrando determinante in questo finale di campionato, e soprattutto molto cinico, perché non aveva disputato una grandissima partita prima del gol, poi ha fatto un'azione veramente spettacolare. Lo stesso Liozzi non stava giocando benissimo, e poi però dimostra di avere il colpo del campione, che secondo me è per questa categoria e forse anche qualcosa di più. Contini decisivo, insomma, stanno venendo fuori tutte le individualità più forti del Siena, tutti i giocatori leader, e questo è fondamentale, perché come ti avevo detto due settimane fa, con la Carrarese è venuto i giocatori, diciamo, alcuni sono presi sulle spalle la squadra e l'hanno trascinata fuori dal periodo negativo. È successo anche col Piacenza, però col Piacenza al secondo tempo hanno giocato bene tutti, e questa forse è la cosa più importante, e credo che nella prossima partita con Novara adesso i tifosi, rispetto a quello che ci si prospettava, vadano con un altro tipo di speranza che prima forse era inimmaginabile. Tra l'altro è curioso come in questo trittico di partite Carrarese, Novara, Piacenza, il Siena ha ottenuto 7 punti come all'andata, che è tantissimo, è un risultato davvero rilevante. Cominciamo dalla sponda Piacenza. Ci sentiamo le dichiarazioni di Arnaldo Franzini, che ha parlato della delusione, ovviamente, da smaltire nei prossimi giorni. Il Piacenza entrerà da seconda, quindi direttamente in semifinale, comunque avrà un notevole vantaggio, perché gli basterà due pareggi in semifinale e poi una vittoria e un pareggio in finale per andare in Serie B. Però ha parlato anche con vena polemica di alcuni atteggiamenti in campo sponda Siena. Sentiamoci il mister Franzini. C'è poco da dire, adesso abbiamo chiaramente lasciato sfogare questa delusione enorme, poi dopo parleremo un attimo, ma adesso c'è da sbollire un attimo questa delusione, qualche giorno senza venire al campo, poi si riprenderà e bisognerà essere bravi, molto bravi, a resettare tutto e ripartire. D'altronde questo campionato ci offre un'altra possibilità, partiamo da una posizione importante, perché al secondo posto comunque ti dà
ci fa recuperare anche, speriamo, qualche acciaccato che anche oggi abbiamo avuto in una partita molto, molto tirata, dove abbiamo rischiato anche qualche giocatore che non era postissimo. La squadra dopo il gol ha avuto una reazione importante, perché ha sbagliato un gol, abbiamo sbagliato un gol clamoroso e ha preso una traversa clamorosa, quindi lì abbiamo avuto una grande reazione subito, e il 2-0 quasi immediato dopo ci ha ammazzato lì, non avevamo più forze psicologiche né mentali né nessun tipo per poter rimediare. Però secondo me la partita, primo tempo, mi sembra che fossero 6-7 corner a uno. Comunque la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo avuto occasioni noi, il gol annullato che tutti mi dicono io non ho visto, clamorosamente regolare. No, però mi hanno detto tutti dall'immagine che è clamorosamente regolare, quindi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare rischiando zero e avendo le occasioni per sbloccarla. Poi sono stati bravi appena dopo il gol a reagire, poi dopo la partita lì praticamente finita. Ma no, mi aspettavo che facesse la partita che ha fatto, anche provocando, anche sfottendo un po', però ecco, quello magari non me l'aspettavo, visto che noi l'anno scorso siamo venuti a vincere perché avevamo bisogno di punti per i playoff, ma non abbiamo preso per i fondelli nessuno. Quest'anno abbiamo trovato qualcosa di diverso, però va bene, la partita me l'aspettavo così, ecco, sicuramente, ma era giusto così, perché il Siena doveva ottenere la posizione migliore e giocando, mi sembra che così giocherà in casa le prime due partite, probabilmente, mi sembra, non sono sicuro, però potrebbe giocare in casa due partite, quindi sicuramente è avvantaggiato rispetto che magari giocare subito fuori. E questo era il mister del Piacenza, Franzini. Volevo soffermarmi su due punti. Uno, l'episodio che ne ha parlato lui, l'episodio arbitrale del gol annullato del Piacenza, se era nel primo tempo, risultato di 0-0, gol annullato a Nicco per un... anzi, facciamo così, prima intanto chiedo alla regia di preparare il gol annullato, e volevo soffermarmi una battuta con Fabio sulle sue dichiarazioni, il fatto dell'atteggiamento del Siena, non lo so, non è che è entrato nello specifico in realtà, però poco sportivo, il Piacenza è stato preso per i fondelli, secondo il suo parere. Ma io rispetto quello che ha detto il mister del Piacenza, però non lo condivido, perché comunque noi abbiamo fatto la nostra partita, l'abbiamo interpretata come abbiamo interpretato le scorse partite, e non vedo nessuna presa in giro nei 90 minuti, quindi abbiamo vinto, abbiamo meritato e ci portiamo a casa questi tre punti, e loro comunque sono arrivati secondi e hanno un vantaggio in vista dei playoff, quindi penseranno a quello più che altro. La rabbia del Piacenza, che si trova anche in una situazione simile a quella del Siena lo scorso anno, perché perse la lotta con Livorno e entrò nel secondo posto, è dovuta anche a alcuni episodi arbitrali. Il più evidente è questo qua: l'arbitro annulla per una spinta, per un tocco su Contini da parte di Pergreffi, il numero 4, e poi Nicco segna, D'Ambrosio prova sulla linea a ribattere, la palla entra comunque. Non è gol annullato perché il fischio arriva prima, però dalle immagini Lapo è più che dubbio, cioè il contatto, se c'è, è veniale, è vero che il portiere va protetto, però bisogna essere onesti e dire che a Novara il Siena ci ha rimesso, stavolta ci ha guadagnato. Sì, credo che, essendo intellettualmente onesti, senza nessun problema, insomma, il fallo è inesistente. Mi azzardo la parola inesistente perché... non c'è contatto, Contini va sul pallone individualmente, non viene strattonato da nessuno. Io poi sono sempre stato molto chiaro su questo tipo di episodi, cioè in generale sui falli, sui rigori, su gol annullati, l'arbitro dovrebbe avere una quasi certezza di quello che sta facendo, se non ce l'ha, lasciar correre, lasciando andare avanti. Lo dissi nell'episodio di Novara, lo dico anche nella partita del Piacenza. Ovviamente siamo contenti perché a questo giro è andato a favore del Siena, però in generale questo è un torto nei confronti del Piacenza, secondo me sempre dovuto alla tendenza, credo, all'iniziativa individuale degli arbitri, che un pochino vogliono essere protagonisti della partita. Non so se magari dall'alto, tra virgolette, giungono richieste di interpretazioni più rigide, nel dubbio fischiare, non lo so. Credo che in teoria dovrebbe essere l'opposto, però come ho detto settimana scorsa non faccio disegnatore arbitrale, quindi posso soltanto... Ci sono questi problemi. In chiusura di prima parte ci sentiamo
Le dichiarazioni e se vogliamo anche la risposta di Michele Mignani, perché quando è entrato in conferenza stampa, in sala stampa, gli è subito stato fatto presente questa osservazione che aveva fatto Franzini poco fa, cioè il fatto di essere stati presi in giro, e Mignani ha risposto così, ce lo sentiamo. Questo è fatto, io se posso dirgli proprio una domanda un po' delicata. Allora, abbiamo sentito anche il suo collega qualche minuto fa, al quale abbiamo chiesto insomma se fosse rimasto stupito o meno per l'atteggiamento di questo Siena, e lui ha detto comunque no, si aspettava un Siena così dal momento che un anno fa si era ripetuta un po' la stessa storia. L'unica cosa ha detto non si aspettava certe prese per i fondelli, ecco, è stato questo termine. E le chiedo, ecco, se vuole replicare o... No, se riesci a essere più specifico, perché... Certo, no. Abbiamo chiesto appunto al collega cosa ne pensasse dell'atteggiamento del Siena, lo stato oggi, anche alla luce di quanto è successo un anno fa, dove paradossalmente si è ripetuta un po' la stessa storia. No, ma questo l'ho capito, ma non capisco le prese per i fondelli. Non è stato specifico neanche Franzini, però. Giusto per capirsi. Io credo che... Va bene, allora in sintesi ti rispondo così. L'atteggiamento del Siena, che atteggiamento doveva avere il Siena? Cioè non capisco, nel senso, il Siena aveva bisogno di fare punti per cercare di scalare la classifica, perché se noi avessimo vinto a Novara e non fosse stato fischiato quel rigore al 94esimo o 5esimo, probabilmente oggi saremmo quarti e salteremo il primo turno di playoff avendo il vantaggio di giocarlo in casa. Quindi l'atteggiamento del Siena era di una squadra che aveva la necessità di cercare di vincere la partita contro una squadra forte. Poi quello che è successo l'anno scorso, il calcio è così, a volte tocca uno, a volte tocca l'altro, ma non credo che l'anno scorso loro fossero andati via da Siena e noi gli avessimo detto qualcosa. Loro l'anno scorso hanno fatto la loro partita, noi quest'anno abbiamo fatto la nostra partita. Probabilmente era una partita caricata troppo, ma da parte nostra, da parte loro, c'era un obiettivo, e quando in campo c'è un obiettivo l'atteggiamento deve essere quello giusto. Ma lo stesso atteggiamento noi abbiamo avuto a Novara, che abbiamo avuto in casa con la Carrarese, quindi non ci trovo niente di particolare, come credo abbia detto il mister. Poi ti ripeto, oggi è andata bene a noi, è stata una partita equilibrata, una partita attesa anche sotto l'aspetto tecnico-tattico, perché noi non abbiamo fatto, secondo me, un buon primo tempo, non abbiamo fatto il primo tempo che io di solito vorrei dalla mia squadra, ma lo capisco, perché la posta in palio era alta, la squadra che avevamo davanti era una squadra forte, perché se ha fatto questi numeri, se veniva da 9 vittorie nelle ultime 10 partite, vuol dire che è una squadra forte. E siamo stati bravi, avevamo la consapevolezza che la partita poteva essere lunga, lunga in tutti i sensi, perché abbiamo cominciato aspettando quegli altri, abbiamo cominciato il secondo tempo aspettando quegli altri, quindi dovevamo tenere sangue freddo, calma e giocarci le nostre carte nell'arco dei 90 minuti, come è stato, perché secondo me il secondo tempo il Siena ha fatto il Siena, vero, ha fatto una grande partita, rischiando quei 2 minuti, appena preso il gol, dove Piacenza ha avuto una grande reazione. Poi la gestione dell'ultima parte di partita e la proposta del Siena nel secondo tempo, secondo me, è stata molto importante. Mister Michele Mignani, che ha parlato in conferenza stampa. Noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo nella seconda parte, c'è da ascoltarci Guberti, Cianci, che è stato anche lui protagonista, e poi vederci i risultati e la classifica definitiva.